Coach Alessandro Finelli, terza partita in 8 giorni per la Givova Scafati, stavolta però si giocherà tra le mura amiche del Palamangano, avversario la Giorgio Tesi Group Pistoia. Sì, la terza partita in una settimana per noi di emergenza, visto la problematica di Valerio Cucci, quindi ci stiamo dedicando dopo la partita con Latina al giusto recupero fisico dei giocatori per poter poi entrare di nuovo negli allenamenti agonistici che porteranno alla partita di domenica. E Pistoia è una squadra, è un team che ha un quintetto particolarmente competitivo, capitanato da Saccaggi, playmaker che conosciamo molto bene, che ha giocato stagioni veramente importanti in A2, la guardia è Marx, che viene da una stagione importante a Torino, la piccola Whittle, che era in organico con Pistoia lo scorso anno in A1, giovane. Molto atletico con grande impatto fisico e la coppia dei lunghi di Pistoia non ha bisogno di presentazione perché è una coppia di grande solidità per questa lega. Sims come ala centro, giocatore che abbiamo incontrato più volte in questi anni, che può giocare bene sia vicino a canestro con grande impatto di gioco vicino a canestro che fuori dai 3 punti. Un giocatore che può ricordare Charles Thomas per caratteristiche. E il centro è Poletti, Michel Poletti. Anche lui un veterano di questa lega che ha un importante impatto. Dalla panchina, in particolar modo della Rosa, giocatore pistoiese già nell'organico della Serie A di Pistoia nelle ultime stagioni, Zucca come cambio dei lunghi, è una serie di giovani che loro stanno crescendo, in particolare l'Estone Risma, classe 2002, che in queste prime partite ha fatto molto bene. Quindi un organico importante con un quintetto tra i migliori di questa lega e un mix di esperienza e di gioventù che esce dalla panchina. Per quel che ci riguarda, la nostra chiave è sempre quella di mantenere una grande continuità sui 40 minuti, anche perché ci sarà da fare un grande lavoro dentro l'area dal punto di vista difensivo per limitare la capacità balistica realizzativa sia di Sims che di Poletti. E in casa per noi è molto importante alzare il ritmo del gioco, giocare nei primi secondi dell'azione, concretizzando il buon lavoro difensivo. Coach, non è facile giocare lontano dai tifosi che però da casa seguono in maniera assidua tramite i social le vicissitudini della squadra. Sì, è un momento particolare, anche perché molto probabilmente ci sarebbe un grande clima, un grande ambiente al Palamangano questa domenica se ci fosse la partita aperta al pubblico, anche per diciamo, la rivalità sportiva che si è creata negli anni con Pistoia, soprattutto ai tempi dei playoff di A2 di qualche anno fa. Perché poi Pistoia ha disputato parecchie stagioni in A1. E quindi è un peccato, è logico che speriamo si possa nel 2021 tornare alle porte aperte anche per creare quell'ambiente magico che sappiamo che qui al Palamangano può fare la differenza.